ragazze, benvenute ad un nuovo video. Oggi parliamo di beauty e di qualche acquisto fatto su Amazon una settimanella fa. Conoscerete tutti il Dermaroller, tanto sponsorizzato, diciamo così, da Clio in passato. E sinceramente non mi faceva un po' paura perché questi aghi che entrano nella pelle, cioè, mi faceva un po' impressione la cosa, ho detto ma chissà, farà malissimo. Poi la mia amica, la mia migliore amica, è andata in uno studio professionale per farsi fare appunto questo trattamento da una professionista, ovviamente con aghi e con procedure ben diverse dal dermaroller manuale casalingo, diciamo. E mi ha incuriosito e ho voluto acquistare anch'io questo prodotto. Iniziamo con l'uso casalingo, poi vedrò se andare in uno studio, anche perché non è che costa pochissimo. Quindi su Amazon ce ne sono di tutti i prezzi, veramente, di tutte le marche, con varie testine, con diverse lunghezze di aghi. Quindi io ho fatto un po' di ricerca, ho guardato qualche video su YouTube e ho acquistato questo alla fine. Poi vi metto comunque il link in descrizione se vi interessa l'acquisto. La marca è questa, l'ho pagato esattamente 12,99 euro. Arriva tutto ben imballato, sigillato, e all'interno abbiamo la nostra scatolina trasparente con all'interno tutti gli accessori. Quindi abbiamo tre testine con diverse lunghezze d'aghi e il dermaroller, proprio l'attrezzo che serve per andare a fare il trattamento. Poi abbiamo questa vaschetta dove poter disinfettare le nostre testine e ovviamente arriva il manuale con le istruzioni d'uso, quindi qui potrete leggere e capire bene come funziona l'utilizzo di questo attrezzo. Per cambiare le testine è molto semplice, basta ruotare ed andare. Io allora, per adesso sto utilizzando questa testina. Allora, ne abbiamo tre. Abbiamo una testina molto più piccola con aghi molto più corti. E questa, se non erro, ecco, infatti, vedete, queste sono le testine. Questa è quella più piccola con 300 aghi e 0,5 mm lago. Poi abbiamo questa con 720 aghi da 1 mm, che è questa che monto io, che sto usando tuttora. Aiuto. E poi abbiamo questa che però è per l'utilizzo per le smagliature, per le cicatrici e anche per la cellulite, ma io non userò perché non mi interessa usarla sul corpo, da 1200 aghi e con la profondità, cioè con la lunghezza di 1,5 mm. Questo va utilizzato più che altro sulle zone contorno occhi, le rughette d'espressione appunto del contorno occhi, zone particolarmente delicate. Io, come vi ho detto, sto usando su tutto il viso questa testina. Non fa male, nel senso che io pensavo facesse un dolore fisico allucinante, che perché ho una soglia del dolore molto bassa. Fa male sulla fronte perché dà veramente veramente fastidio, ma sul viso no. Vi spiego velocemente. Allora, va pulita perfettamente la pelle, quindi struccata, detersa, pulita perfettamente. Se avete la pelle secca potete utilizzare un siero prima di usare il dermaroller, oppure potete usarlo senza mettere né siero né crema. E si passa questo rullo, ecco, in questa procedura, quindi in senso verticale, in senso orizzontale, sempre sulla stessa zona, e poi nei due sensi obliqui. Non state tanto, anche perché la pelle visibilmente si arrossa, vi brucia un pochettino, però poi il giorno dopo potete benissimo truccarvi. Fatelo di sera, ovviamente, non fatelo prima di uscire. Ho acquistato anche l'igienizzante perché tutte le testine prima dell'utilizzo e dopo l'utilizzo vanno disinfettate. Io, già che c'ero, ho acquistato questo disinfettante spray, la marca è questa. E l'ho pagato adesso un attimino 9,99 euro. Allora, faccio vedere un attimino com'è. È molto comodo, con appunto spray. Io
metto la testina dentro qui, qui, poi spraio, ci do un paio di spruzzate, lascio asciugare bene la testina prima di utilizzarla sul viso e poi procedo con il mio trattamento. Ecco, il micro roller che utilità ha? Con questi aghi crea delle micro lacerazioni. Io spero si riescano a vedere abbastanza bene, ma credo proprio di sì. Delle micro lacerazioni sulla pelle e aiutano a stimolare il collagene. Ovviamente si consiglia di utilizzare un siero dopo e una crema senza collagene, altrimenti l'effetto si perde, ma di utilizzare un siero con o vitamina C o acido ialuronico. Io, guardando qualche recensione su YouTube, ho preso sempre su Amazon questo siero alla vitamina C e con acido ialuronico, ed è della marca Poppy Austin. Qui abbiamo il prodotto arriva senza confezione in cartone, viene imballato bene, ha le sue istruzioni sul foglietto illustrativo che naturalmente non riesco più a trovare, però vi metto, allora io vi faccio, ecco qui, fate un fermo immagine se volete vedere l'inci. Questo l'ho pagato 22,49 euro, sempre in offerta su Amazon, quindi il prezzo è anche abbastanza conveniente per un siero di 60 ml. Lo sto utilizzando da poco, quindi ancora non so dirvi, però mi sembra molto buono come siero. Io poi sopra il siero metto la mia crema, adesso sto utilizzando questa della Lierac, la Magnificence, anche se non è che mi piace tantissimo, però ma ce l'ho lì, vorrei utilizzarla. Poi, siccome io faccio sempre scorta, perché io non compro mai una cosa sola, ho acquistato anche questo siero della All Natural Advice, è sempre con acido ialuronico e con vitamina C e vitamina E. Questo arriva nella confezione, io vi faccio vedere un attimino, allora dove sono, eccoli qua, per l'inci. E questo invece l'ho pagato più o meno, il prezzo è simile, 22,88 euro. Allora, io il dermaroller l'ho usato un paio di volte, quindi non ho assolutamente, non posso fare una recensione, diciamo che lo utilizzo la sera, io metto il siero prima di utilizzarlo, quindi metto questo siero, qualche goccia di questo siero, lo utilizzo su tutto il viso, contorno occhi, su tutto, ovviamente il viso brucia, la pelle brucia, poi metto la mia crema e vado a letto. Il giorno dopo sento ancora un po' di bruciore, ma solo è lieve, appena mi detergo il viso, che cosa, probabilmente i prodotti mi fanno questa reazione, però poi passa tutto, non ho avuto nessun problema di lacerazioni, di eruzioni cutanee. Ecco, non usatelo se avete brufoli oppure acne, cioè la pelle deve essere abbastanza, cioè senza brufoli attivi, ecco, altrimenti con tutti questi aghetti vi portate tutta le impurità e tutto il sebo in giro. Quindi niente, io ho detto tutto, questi sono i miei acquisti su Amazon. Spero che possa esservi utile, magari più avanti farò un video dove spiegherò meglio che effetti ha avuto il dermaroller su di me, però per adesso lo sto usando una volta a settimana, poi comincerò a utilizzarlo un paio di volte, non lo utilizzo ancora tutti i giorni, e poi man mano magari lo userò tre volte a settimana, così speriamo che faccia qualcosa sulle mie, soprattutto mi interessa per le mie rughettine nasolabiali, perché mi danno un fastidio enorme. E sul contorno occhi ci sto andando un po' piano, però vediamo se si può fare qualcosa. Quindi niente, bene, io spero che il video sia stato interessante, vi sia piaciuto, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!